Ben ritrovati, eh, ospite di speciale Telesvive, l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio, parlamentare del Movimento eh, 5 Stelle. Eh, l'onorevole D'Ambrosio è il presidente della Giunta per le elezioni della Camera e quindi in questo momento si trova oltretutto nell'occhio del ciclone dopo la sentenza della Corte Costituzionale che eh, ha dichiarato incostituzionale eh, il, la vecchia legge elettorale in due parti importanti come eh, il premio di maggioranza e la mancanza delle preferenze. Bentornato eh, onorevole D'Ambrosio. Grazie a voi per avermi invitato. Mi fa invitato. piacere che da noi viene volentieri, diciamo, visto eh, che siete così restii ad andare, ad andare in, uh, in televisione. Qualche giorno fa eh, Grillo stava facendo l'elenco dei giornalisti nemici. No, ah, è cominciata oggi, non qualche giorno fa. Oggi stiamo registrando, sì. diciamo qualche giorno fa nel momento in cui andiamo in onda. Sì. E eh, eh... eh, eh, come c'è il che facciamo le liste di proscrizione. Come... No, per questo ti stai proponendo tra questi giornalisti no, magari... No, ma figurati, sto sulle scatole così a tanta gente, uno di più, uno di meno, non mi impressiona. No, semplicemente abbiamo cominciato questa campagna di segnalazione del giornalista che in qualche modo... Uh, va oltre quelli che sono i limiti della decenza perché non riusciamo a starci dietro anche a tutti quanti. Io sempre cerco di fare un esempio a tutti di quello che è accaduto all'inizio proprio della mia esperienza politica. Uh, ero da poco stato eletto e ad un certo punto mi è arrivata una segnalazione del quotidiano del Salento, non, è, non sapevo mai che esistesse. Uh, direi in prima pagina la foto di Bersani con un virgolettato, c'era scritto D'Ambrosio, Movimento 5 Stelle, diamo una chance a Bersani. Io non sapevo neanche che esistesse il quotidiano del Salento. Purtroppo ci troviamo di fronte alcune volte a queste situazioni, ad esempio a livello nazionale, spesso su Repubblica, ci troviamo dichiarazioni che non abbiamo mai fatto, eh, ma anche su altri giornali, televisioni, alcune volte basta un virgolettato per… Cambiare tutto il senso in qualche modo di quello che si è provato a dire, comunque eh, a cercare di far capire ai cittadini. Ecco anche il motivo per cui alcune volte siamo un po' resti ad avvicinarci ai giornali, alle televisioni, perché molte volte all'interno di quello che è un contesto mediatico vengono tranquillamente travisate alcune dichiarazioni o comunque facilmente manipolate. Noi eh, diciamo la televisione c'è poco da manipolare, nel senso che qui stiamo parlando. Eh, quello che dice eh, non, non è trascritto da me, è detto da lei. Ma appunto per questo sono qua, altrimenti non c'è... Eh, no, diciamo perché questa cosa mi ha sempre fatto un po' impressione nel Movimento 5 Stelle, non che si debba temere chissà che, però sa, forse qualcuno, ecco lei quando lo incontra, dica a Beppe Grillo che 9 eh, giornalisti su 10 di quelli che lo rincorrono con il microfono stanno in cassa integrazione, eh, la situazione dell'editoria delle è quello che è, hanno, sono precari, hanno il posto di lavoro eh, che non si sa se il mese successivo c'è o non c'è e che, diciamo, oltre a fare l'elenco dei giornalisti nemici, se, visto che la cassa integrazione in deroga è ferma mentre si cercano i soldi per l'Imo, la cassa integrazione in deroga è ferma a marzo, se qualcuno si preoccupa di trovare un po' di soldi per finanziarlo e far pagare la cassa integrazione a chi l'aspetta, diciamo, non sarebbe molto. In male. Commissione Bilancio abbiamo presentato più di qualche emendamento per questo, però principalmente questa azione diciamo così, simbolica si rivolge principalmente a quei giornalisti che frequentano gli ambienti bene diciamo così, della nostra società, tipo il transatlantico, e che si possono permettere, i cittadini lo devono sapere. All'interno di Montecitorio possono circolare soltanto i deputati e i senatori senza alcun segno di riconoscimento, semplicemente così come sono vestiti. I cittadini possono circolare, se hanno comunque un pass, mostrandolo. Alcuni di questi giornalisti, do, tutti i giornalisti dovrebbero mostrare il loro pass della stampa. Alcuni di questi sono così oramai addentrati cioè, all'interno dell'ambiente da non poter tranquillamente esibire alcun eh, tesserino. Ebbene, contro questi è la nostra campagna perché i cittadini devono sapere che questi, assieme ai politici, probabilmente sono la vera casta presente all'interno di Montecitorio. Vabbè, questa diciamo, è la vostra posizione. Ehm, veniamo al motivo del, dell'invito, che per fare il punto della situazione della sua attività sì. di parlamentare, cosa che stiamo facendo diciamo, anche con gli altri esponenti politici del del territorio. Io diciamo fu curiosa eh, subito dopo le elezioni eh, una concomitanza il fatto che il presidente della commissione bilancio della Camera e del Senato fossero tutte e due pugliesi, anzi uno di Biceglie e l'altro di Molfetta e che la stessa cosa eh, fosse avvenuta eh, per la presidenza della giunta per le elezioni nel senso che eh, Stefano diventò Presidente per il Senato e lei diventò Presidente per la Camera. Non avrei mai immaginato che eh, una commissione che viene giudicata sulla carta minore rispetto alle altre, invece poi in questi mesi Stefano diciamo, è diventato un volto nazionale eh, sulla vicenda della decadenza di Berlusconi, adesso forse lo diventerà lei, ho visto interviste su Repubblica, eccetera, eccetera, sulla questione. Eh, del, delle conseguenze del Porcellum. Allora, vogliamo dire come stanno un po' le cose secondo la sua opinione? Ma più che secondo la mia opinione, adesso aspettiamo con grande attenzione anche le motivazioni, le motivazioni. Sì, le motivazioni della sentenza che probabilmente arriveranno nel mese di gennaio, <ride> entro la fine del mese di gennaio. Quello che sta accadendo è che comunque il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto si stanno attivando cioè vogliono comunque rispettare quella che è la sentenza della Corte Costituzionale in tutti i suoi dettami. Io in quanto Presidente della Giunta delle elezioni ho già messo eh, in allerta gli uffici che comunque si stanno attivando sia per questa fantomatica diciamo così, sostituzione di questi 148 abusivi presenti all'interno della Camera eh, sia anche per eh, tutte le eventualità che possono discernere dalla stessa. Però voglio fare presente una cosa e chiarire una cosa ai cittadini. La sentenza dice due cose importanti. Oltre a rendere abusivi il 148 dichiarando il premio di maggioranza, in qualche modo quindi incostituzionale, però dice anche che è incostituzionale il listino bloccato. E quindi tutti sono incostituzionali tutti. Siamo tutti legittimi e quindi da qui viene fuori molto chiara la posizione della Giunta delle elezioni, che in qualche modo, vista la delicatezza della situazione, attende con grande importanza le motivazioni per capire come procedere e comunque noi nel frattempo continuiamo con la convalida anche perché eh, giuristi costituzionalisti diversi stanno dicendo di non concludere la convalida perché altrimenti sarebbe più difficile fare un'azione retroattiva nel caso in cui la eh, corte lo richiedesse, che sia chiaro la giunta dell'elezione alla Camera non ha terminato il lavoro e non lo terminerà prima della sentenza, prima delle motivazioni della sentenza, perché la relazione nazionale che chiude tutte le circoscrizioni presenti in Italia la fa il sottoscritto e la farà soltanto dopo. E, tra parentesi, la relazione nazionale dà anche il premio di maggioranza. Quindi di fatto tutti saranno convalidati solo quando ci sarà la relazione nazionale. La relazione nazionale la faccio io e la farò dopo il ricorso dei Friuli Venezia Giulia e dopo il recepimento delle motivazioni della sentenza stessa. A quel punto vedremo se la Corte chiederà di ritornare indietro su quel 148, io sono pronto a farlo in quanto Presidente della Giunta delle Elezioni e se questa politica, intendo la Giunta e l'Assemblea, non vogliono farlo, si assumeranno loro la responsabilità di non rispettare la Corte Costituzionale, ma il sottoscritto ha nelle sue prerogative quello di rispettarlo. Per quanto riguarda la posizione invece, virgolette, politica del Movimento 5 Stelle, lì la nostra... In posizione chiarissima dal 2007, da 2007 chiediamo il ritorno alla preferenza, da 2007 chiediamo di cancellare il Porcellum. Non avevamo bisogno di una sentenza della Corte Costituzionale per comprendere che quella legge elettorale era una porcata, l'inizio del male di questa politica che di fatto ha distanziato in questo modo il cittadino e i politici, non avendo più il cittadino la possibilità di interfacciarsi direttamente con il proprio eletto, l'eletto che veniva nominato invece da una segreteria. E quindi la nostra posizione è semplice, dire in questo momento torniamo all'ultima legge elettorale, visto che il Parlamento tutto è illegittimo, torniamo all'ultima legge elettorale legittima in qualche modo, con i suoi pregi e difetti, che è il Mattarellum, magari con qualche piccolo correttivo fatto così velocissimamente, in primavera andiamo a votare, mandiamo Ma a casa questo Parlamento illegittimo, anche perché nei prossimi mesi ci aspettano tutta una serie di decisioni. Un filino importante, ci aspetta il semestre europeo di presidenza e quindi vorremmo che questo fosse affrontato da un Parlamento legittimato a farlo, dagli italiani e dal voto degli italiani. Ecco, però diciamo, eh, naturalmente il suo è un ragionamento che si può condividere o meno, eh, ci sono delle obiezioni riguardo, eh, qui si è innescato veramente un meccanismo perverso perché se noi partissimo eh, dal, eh, dal cominciare a da, dal chiedersi eh, il legittimo chi eh, non la finiamo più perché sono illegittimi 148 per il premio di maggioranza però sono illegittimi, lei lo ricordava anche tutti gli altri parlamentari perché è eletto senza preferenza, diventa illegittimi il governo perché è eletto da un Parlamento illegittimo Diventi illegittimo il Presidente della Repubblica perché è eletto da un Parlamento illegittimo? Diventi illegittima la consulta che ha dichiarato illegittime tutte queste cose perché un terzo della Corte Costituzionale è nominato dal Parlamento e il Parlamento è illegittimo, quindi sono illegittimi anche quei, quei giudici. È una cosa assolutamente impensabile. Credo oltretutto che eh, lo stesso ragionamento che si era fatto quando il centrodestra aveva deciso. Di, di, di dimettere tutti i parlamentari che si era calcolato che ci sarebbero avuti non so quanti anni per tutta la procedura delle divisioni si andrebbe a riproporre con la decadenza dei 148 cioè il processo per la loro sostituzione sarebbe un processo lunghissimo che non so quanto tempo porterebbe via ma qui siamo oramai nelle ipotesi di fantasia io mi interessa sapere se innanzitutto lei che immagino eh, anzi glielo chiedo così ce lo dice eh, quante telefonate al giorno sta ricevendo sta ricevendo pressioni ha già cominciato eh, hanno già cominciato a tirarla per la giacchetta come si dice ma per fortuna eh, allora partiamo dal ragionamento. Che si è sentito le... con Grillo su questo argomento? Ma eh, con Grillo ci si sente comunque normalmente, indipendentemente mm. da questo argomento. Eh, probabilmente è accaduto un qualcosa che loro non si aspettavano. Quella che giustamente lei definiva una giunta in qualche modo minore, perché è una giunta ratificatrice, pur se di garanzia, adesso è diventata una giunta molto importante visto quello che sta accadendo. Quindi, Probabilmente l'aver dato la presidenza di questa Giunta a una persona del Movimento 5 Stelle, sa la razza del Movimento 5 Stelle è sempre un po' particolare, diciamo così, perlomeno all'interno del palazzo, eh, potrebbe dare qualche problema. In realtà quello che sta accadendo, ed è lo scenario più probabile, è che probabilmente la Corte assieme alle, alle motivazioni della sentenza stessa in qualche modo faciliterà il ruolo e il lavoro della Giunta. Però il dato politico in sé resta, il dato politico di eh, aver perlomeno percepito l'opportunità di andare ancora una volta, questa volta ad elezioni, ancora con il porcellum, dopo tutto l'impegno che il vero, il vero oramai, fautore di tutte le ultime mosse politiche italiane, che è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha dettato in qualche modo, crea, credo portino lo stesso ad un atto di responsabilità, noi lo stiamo dicendo, cambiamo questa legge elettorale, indipendentemente da quello che uscirà dalla Corte Costituzionale, scenari apocalittici di cortocircuito o altro, ma andiamo comunque ad elezioni, subito, e il nostro Presidente della Repubblica, se ancora, se ancora è davvero il garante dei cittadini e non dei partiti, comincia a pensare ad un gesto di responsabilità, un gesto di responsabilità, cioè pensiamo magari ad un nuovo presidente della Repubblica eletto da un Parlamento legittimo. Questa è una valutazione politica, non è una valutazione tecnica, perché se ci mettiamo all'interno dei tecnicismi chiaramente rischiamo di infilarci in spazi di difficile soluzione. Però la soluzione politica è molto semplice ed è una soluzione che i cittadini richiedono in qualche modo, perché magari tra qualche giorno i cittadini, questo è quello che loro sperano, loro sperano che tra qualche giorno i cittadini in qualche modo avranno dimenticato questa cosa, perché magari avremo di fronte il Fonzi di Firenze che sarà diventato segretario del PD, avremo di fronte la fiducia che si affaccia all'interno oramai delle due camere del Presidente del Consiglio, avremo di fronte tutte queste cose che si rincorreranno in qualche modo cercheranno di parcheggiare questa cosa qua. Ma lì la domanda mia è molto semplice. Io l'ho fatta, l'ho fatta in un video sui social e la ribadisco ancora una volta. Non vorrei, e mi auguro che non lo sia, che questa sentenza invece abbia rafforzato questa stramba maggioranza, questo Parlamento, perché in, con questa sentenza in qualche modo vi è la certezza che questo Parlamento, finché non fa una nuova legge elettorale, non verrà sciolto, ha questa grandissima forza. E ancora una volta, come nella scorsa legislatura, il PD si sta prendendo una grandissima responsabilità. È passato in sottotraccia la formazione gravissima di un comitato ristretto fatto dalla Finocchiaro in Commissione Affari Costituzionali al Senato per elaborare la nuova legge elettorale. Mi ricorda un qualcosa accaduto nella scorsa legislatura che ha consentito per quattro anni di rimanere lì ferma la legge elettorale per poi passare alla Camera e non modificare assolutamente nulla. Questa volta questo Parlamento non se lo può permettere perché giustamente i cittadini a quel punto, se non vanno a votare, i partiti devono chiedersi il perché. Il perché non è colpa del Movimento 5 Stelle che in qualche modo sta delegittimando i partiti, perché molti di quelli che vanno a votare il Movimento 5 Stelle non sarebbero nemmeno andati a votare. Quindi i partiti sono delegittimati da questi comportamenti, da queste situazioni e non da quello che il Movimento 5 Stelle evidenzia dei partiti stessi. Io credo che, eh, io sono sempre stato convinto, eh, ero e resto convinto di una cosa, che senza la sentenza della Corte Costituzionale il Porcello non sarebbe restato e ho la convinzione che faceva comodo a tutti, compreso voi, diciamo. Eh, la Corte Costituzionale ha scombussolato i piani di, eh, di qualcuno che sperava di poter continuare. Adesso non so se verrà fatta la legge elettorale o no. Resta il fatto che il Parlamento non può restare senza legge elettorale. E nel momento in cui verranno presentate eh, le motivazioni e quindi diciamo, eh, diventerà valida il giudizio della Corte il Costituzionale, Costituzionale. Eh, noi saremo senza legge elettorale, senza legge elettorale insomma, non, non, non ci possiamo stare. Tecnicamente non è proprio così, però è comunque chiaramente parliamo di una legge rimasta zoppa in qualche modo. Eh, a meno che nelle motivazioni non, non ci sia anche una parte propositiva sì, esattamente, pure, insomma, della sentenza fare, stessa, sì. la, che vada a colmare alcuni vuoti, mh, non, diversamente. Vabbè, eh, lei. Eh, Pensa di sentirsi con uh, costituzionalisti uh, vicini al movimento per acquisire dei pareri? Della, insomma. Uh, al momento ci stiamo <coughs> muovendo in questo modo, non abbiamo bisogno di costituzionalisti vicini al movimento di lontano. Sì, no, ne, il, nostro il nostro legislativo in qualche modo sta sondando tutti i costituzionalisti mm. e quindi sta cercando i vari pareri. Logicamente ci sono pareri che vanno in un senso. Vabbè, lei ma lei non è va... coinvolto in questa con, consultazione. Sì, sì, no, io sono, ah, diciamo eh, così, diciamo... quello che raccoglie alla fine tutte le informazioni, eh. loro fanno il lavoro di raccolta e poi mm. tutto arriva a me. Quello che in qualche modo i costituzionalisti spingono a farci capire è che probabilmente la Corte spingerà per eh, delle motivazioni che in qualche modo vadano a salvare il Parlamento, così com come ci faceva capire eh, le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, il Parlamento resterà legittimo comunque, sì. diciamo così, tecnicamente. Sì. Il problema sarà comunque a livello politico, ripeto, il giustificare comunque questo Parlamento eletto con una legge incostituzionale. E allora ritorniamo al punto iniziale. Io vorrei un Presidente della Repubblica, un Presidente napolitano, che in qualche modo dice, ok, anche se la Corte riterrà legittimo questo, questo Parlamento, Parlamento, nella sua legittimità dateci una nuova legge elettorale immediatamente e andiamo ad elezioni. Sul Porcellum voglio fare presente una cosa. In qualunque modo il Movimento in questi nove mesi ha cercato di cambiarlo dalla mozione Giacchetti ad altre azioni che sono state messe in piedi fino all'ultima. Noi siamo gli unici ad aver depositato al Senato, perché la legge elettorale è incardinata al Senato, quindi da lì parte la discussione, ad aver depositato la nostra proposta di legge elettorale, che è una legge elettorale proporzionale, con la preferenza sul modello spagnolo, um, un po' ibrido, con la preferenza anche mediata quindi ha una particolarità in sé, però siamo gli unici, sottolineo, ad aver depositato una proposta di legge che non viene però nemmeno calendarizzata, non viene nemmeno posta in discussione, perché si fanno questi comitati ristretti e tutto il resto, quindi chiaramente sono d'accordo con lei nell'intenzione di cambiare la legge elettorale, questi qui non ce l'avevano, questo scombussa i loro piani, però nel frattempo li rafforza nel tirare a campare. Allora ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi... Eh, parleremo insomma, della sua attività parlamentare eh, in eh, questi ultimi mesi e dell'attività del suo eh, movimento politico. Lo facciamo tra un minuto. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista all'onorevole Giuseppe D'Ambrosio che è parlamentare eh, deputato della, eh, del Movimento eh, 5 Stelle. Eh, ed è presidente della Giunta per le elezioni della Camera e comunque componente anche della Commissione eh, Bilancio eh, de, 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 scusa, della Commissione Affari Costituzionali. Sì. Eh, nella prima parte della nostra intervista abbiamo parlato delle conseguenze del Porcellum, delle responsabilità eh, diciamo che adesso gravano anche su di lei come Presidente. Della commissione al centro eh, della, di questa vicenda e del dibattito eh, che si sta eh, sviluppando. In questa seconda parte, invece, eh, insomma, parliamo un po' di lei che sta a fare in Parlamento, D'Ambrosio. Ah, eh, sono una commissione che, è quella affari costituzionali. Mm. che, ultimamente si che trova, dove passa tutto, eh, sostanzialmente. Ultimamente si trova praticamente a trattare argomenti danni in tutto lo scibile umano. E eh, uno degli ultimi, ad esempio, è una cosa che potrebbe interessare tranquillamente anche i cittadini all'ascolto, ed è il DDL Province, questo fantomatico DDL Province. Eh, si fa o non si fa? Si fa o non si fa? Probabilmente, secondo me, non si fa. E eh. eh, questo ci renderà estremamente felici <ride> perché andava in maniera importante a complicare la vita dei cittadini e probabilmente anche a costare molto <ride> di più ai cittadini rispetto a quella che era la... Eh, apparente in qualche modo abolizione delle province. Voglio fare un esempio pratico mm. per dire quello che poteva accadere con questo, pro, questo DDL Province che è ancora calendarizzato, però voglio sottolineare. Ma che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre, o mi sbaglio? No, alla fine, comunque stanno in qualche modo allungando i tempi. Eh, la promessa di Letta era di approvare appunto l'abolizione delle province entro sì. il 31 di dicembre. La però, però Letta viaggia una, quindi vabbè. Vabbè, sono i tweet sì. che ogni tanto scappano, il nostro Presidente del Consiglio. Eh, il problema vero è tecnicamente quello che di fatto ci hanno detto tutti i costituzionalisti che sono venuti in affari costituzionali, cioè dire che lo strumento non va bene per l'abolizione delle province che va fatto in maniera costituzionale e non tramite un DDL di iniziativa governativa, ma va fatto dal Parlamento con un percorso aggravato, mentre loro addirittura pensavano ad un percorso ridotto con la deroga del 138 e è saltata anche quella perché non ci sono più due terzi del Parlamento nella maggioranza. Ma tecnicamente quello che è accaduto, e per fortuna il Movimento 5 Stelle in questo senso si è ribellato, ha rallentato i lavori all'interno della Commissione Affari Costituzionali, l'ultima volta addirittura abbandonando addirittura i lavori e quindi rendendo difficili i lavori, ehm, è ad esempio plastico nella provincia di Bari. Nella provincia di Bari, con questo DDL, poteva accadere questo: poteva accadere che Bari diventava città metropolitana assumendo ruolo di capofila a tut, rispetto a tutti i comuni che in qualche modo aderivano, mm. con il sindaco che di fatto diventava un super sindaco di tutte le città. Libertà da parte delle altre città di non aderire alla città metropolitana e se queste città erano almeno un terzo potevano in qualche modo rimanere nella provincia di Bari, commissariata ma restava in vita. Nel frattempo se altri comuni non volevano aderire nella città metropolitana, Né alla provincia di Bari potevano creare un'unione dei comuni. Quindi di fatto andavamo a triplicare un ente che già da solo è problematico. Questo portava a quale risultato? Al risultato di rendere non tanto problematico il rapporto dei costi con i cittadini, ma il rapporto dei cittadini con le istituzioni. Cioè, quando un cittadino della provincia doveva in qualche modo andare a chiedere un documento, da chi doveva andare? Dall'unione dei comuni, la città metropolitana? Dalla provincia, cioè dove doveva andare? Un'azienda che si rapporta con un ente pubblico. Da chi doveva andare? Doveva passare da tutti e tre. Sappiamo in Italia come funziona la burocrazia e i rapporti tra i vari enti pubblici. Quindi assolutamente il mettere una toppa pur di cancellare mediaticamente una parola province, ma di fatto non cancellarla, perché il loro vero problema è non far andare ad elezioni le province che in questa primavera, e sono tantissime, andranno ad elezioni. Ma lì noi abbiamo suggerito in maniera molto semplice, come già loro hanno fatto, di mettere un emendamento in legge di stabilità che in qualche modo congelava queste province per tutto l'anno 2014 e nell'anno 2014 questo governo assieme al Parlamento e al Movimento 5 Stelle in questo senso era disponibile fare un cronoprogramma col quale arrivare alla fine dell'anno ad avere l'abolizione delle province seguendo il percorso costituzionale era semplicissimo questo non è accaduto perché ci sono partiti come il Partito Democratico che delle province hanno bisogno, perché gran parte del loro apparato burocratico si sviluppa all'interno delle province. Togliere e tagliare tutte queste poltrone era un problema gigantesco. E quindi invece rimandando la cosa in qualche modo si rischia che le province vadano ad elezioni e per altri cinque anni le province tirano a casa. Perché le elezioni non. Non sono state comunque congelate a prescindere dal DDL? Rischiano di non essere congelate perché lo strumento utilizzato sinora eh, di congelamento è lo stesso utilizzato da Monti allora per la parziale abolizione di alcune province che di fatto la Corte ha cassato. Quindi anche in questo caso qualche provincia potrebbe tranquillamente prendere l'iniziativa comunque di andare ad elezioni. Perché ad esempio la provincia di Barletta, trani dovrebbe votare esatto. nella prossima primavera. Esatto. Quindi ci troviamo di fronte a questo grave problema. La provincia poi di Barletta Andrea Trani, è stato bellissimo, questo voglio spiegarlo ai cittadini, portarla all'interno della Commissione Affari Costituzionali perché lì era presente anche l'Unione delle Province Italiane, e prendevano la Batte come esempio di carrozzone creato da questa politica assieme a tante altre province e ci confessarono tranquillamente che la, la provincia Abatte è stata votata in aula perché si creasse anche da un certo. Letta ed Alfano. E sono coloro che adesso vogliono abolire le province. Quindi è stato bellissimo questo rincorrersi da parte oramai degli enti per salvare la propria poltrona. Noi in questo gioco non ci rientriamo. Abbiamo già cominciato a preparare un qualcosa che è un po' più articolato. Noi stiamo pensando effettivamente, chiariamoci, le province non sono la soluzione di tutti i mali. Il bilancio delle province economico rispetto al bilancio dello Stato è molto piccolo, il vero buco nero dei soldi oramai è nelle regioni. Quindi da questo punto di vista stiamo pensando ad una riformulazione ex novo degli enti e delle autonomie locali, con il taglio di tutti gli enti che non servono assolutamente più e che non corrispondono nemmeno in molti casi agli enti provinciali. Gli aro, gli atro, non si capisce più nulla. I cittadini non sanno più nemmeno a chi riferirsi e molte volte le aziende stesse. Quindi una riformulazione totale di tutti gli enti locali, tagliando i due livelli, province e regioni, e creando un nuovo ente che in qualche modo redistribuisca alcune funzioni sia allo Stato sia ai Comuni e faccia da interfaccia reale tra i Comuni e lo Stato. Quindi una riforma più organica, perché altrimenti non facendo riforme organiche ci troviamo di fronte a questo DDL province che di fatto invece di... Eh, creare e risolvere, cioè più che risolvere determinati problemi, li va a creare un esempio plastico. Nella città metropolitana di Roma noi rischiamo di avere la prima capitale d'Europa senza aeroporti perché Ciampino e Fiumicino potrebbero non aderire alla città metropolitana di Roma. Allora, al di là diciamo delle curiosità, eh, tutti i parlamentari diciamo che non sono leader politici. Eh, affermano che la maggiore soddisfazione della propria attività avviene all'interno delle commissioni. Lei conferma questo? Uh, parzialmente. E con questo le sto chiedendo eh, com'è stata l'esperienza di questi pochi mesi sì. in cui eh, lei è stato, cioè dal momento in cui è stato eletto qui a febbraio, sono dieci mesi che lei è onorevole. Ah, io ho la fortuna eh, di essere anche delegato d'aula e quindi in qualche modo anche all'interno dell'aula la, la si vive in maniera importante, in maniera proprio vissuta, quindi con gli accordi anche da prendere eh, con gli altri partiti politici. La, la, il rapporto e la presenza del delegato d'aula all'interno dell'aula ti rende anche modo di capire determinate logiche e ti fa capire come... La maggior parte del lavoro venga svolto all'interno delle commissioni e poi la sceneggiata viene svolta all'interno dell'aula. Noi cerchiamo di svolgere entrambi i ruoli nello stesso modo. Tutto ciò che facciamo in commissione lo portiamo in aula se ci viene bocciato in commissione. Questo a livello personale è molto soddisfacente, nel senso che eh, ti permette anche di fronte a tutta la platea dell'aula di eh, difendere determinate idee, di difendere determinati principi, di portare un emendamento allo scontro in tutta l'aula. Però dall'altra parte è anche molto deprimente, e questo i cittadini lo dovrebbero sapere, perché molte volte si presenta un emendamento sostanziale, importante, dal quale dipendono molte volte le vite dei cittadini, in un'aula o vuota, oppure nel migliore dei casi piena, con altri parlamentari che sono impegnati e intenti a fare ben altro. Quindi da quel punto di vista il mio è un invito, in questo senso invece, a venire i cittadini a visitare il Parlamento, tanto a noi vi è la possibilità di dare dei pass per essere presenti ai lavori d'aula, in maniera tale che gli stessi cittadini possano rendersi conto di quanto siano impegnati questi parlamentari nel risolvere i problemi di ogni giorno, praticamente zero. Quindi da questo punto di vista si capisce anche il nostro aumento e livello dello scontro all'interno del Parlamento. A livello personale posso dire che nonostante tutto non ho perso il contatto però col territorio, il territorio è sia la Puglia ma nello specifico la mia città di Andria. Però devo dire che da quando mi sono affacciato, virgolette, alle realtà romane, ho visto benissimo. Adesso riesco a comprendere ancora meglio la pochezza della realtà locale. I, gli esponenti, in alcuni casi, che abbiamo a livello locale politici, davvero adesso mi sembrano poca cosa, ed è tutto dire rispetto già alla poca cosa che abbiamo lì a Roma. Perché qui mi consenta magari di togliermi un sassolino dalla scarpa, vedere alcuni. Esponenti politici locali eh, che nei miei confronti hanno oramai come unico appiglio di critica quello eh, che nei mesi precedenti alle mie elezioni, invece di andare in giro con la giacca come adesso purtroppo sono costretto a fare e sottolineo purtroppo, eh, andavo in tuta. Io voglio difenderla quella tuta perché quella tuta rappresentava eh, un cittadino che lavorava che terminava il proprio lavoro e non aveva nemmeno il tempo di andarsi a cambiare, ma semplicemente andava ad affrontare determinate situazioni anche in consiglio comunale così come era vestito. Loro invece, magari molte volte sono persone in giacca, persone molto più belle a livello di presenza, ma nulla facenti, nulla facenti sia sul territorio e magari molte volte anche nella vita. Io quella tuta la difendo come lavoratore e appunto questo anche sono lì a rappresentare una persona che dalla strada come lavoratore con la propria tuta, adesso è presente all'interno dell'Aula di Montecitorio e quella tuta non l'ha dimenticata. Allora il Sassolino eh, se l'è tolto. Lei ha la possibilità di fare il capogruppo nella votazione? Ma questo lo deciderà l'Assemblea. Spero al momento di no, perché gli incarichi che ho in questo momento sono un po' troppi. Presidenza della Giunta delle Elezioni. Ma la affari... rotazione come la decidete? A sorteggio? No, la rotazione è trimestrale e l'assemblea vota eh, cinque nomi e questi cinque nomi poi fanno la graticola e da lì poi iniziamo a votare sui cinque nomi e alla fine ne rimane soltanto uno. Ma il capogruppo, diciamo, alla fine è una cosa molto relativa. Perché, Però per un fatto di visita. Sì, sì, no, no nemmeno. Di, perché, di, di intervento in aula anche. Ma se nota, da noi non funziona proprio così: perché, ad esempio, in Commissione Affari Costituzionali tutte le iniziative di legge che vengono presentate o le mozioni, eh, noi le presentiamo con la prima firma a sorteggio. Quindi, ad esempio, anche possa aver lavorato su una PDL da solo, ma poi condividendola con tutta la Commissione, noi a sorteggio vi è la prima firma. Poi chiaramente i lavori di aula li faranno chi li ha più presentati all'interno dell'aula. Quindi anche la stessa cosa il capogruppo, il capogruppo è semplicemente un frontman che però si interfaccia con tutti gli altri. Poi ci sono dei capigruppo che siano portati un po' più alla comunicazione e quindi alla visibilità, ma altri invece che sono portati più al lavoro. Il nostro precedente capogruppo, Riccardo Nuti, era più presente sui media, Alessio è stato meno presente ma molto più presente all'interno del gruppo nei lavori di commissione perché aveva più accentuata questa caratteristica. Probabilmente il prossimo anche DINKA sarà di questo tipo, non sappiamo il prossimo ancora che nomineremo attorno al 15 dicembre. Siamo in conclusione di questa trasmissione. Qual è il futuro del Movimento 5 Stelle? Lei immagino sia stata a Genova. Sì. Eh, provi insomma a svestirsi un attimo del ruolo istituzionale. Che differenze eh, ha, ha rilevato, se le ha rilevate, tra il popolo di Genova e quello di altri v come il primo diciamo, di Bologna o quello successivo, quello di Piazza San Giovanni, eh, prima delle elezioni, le al di là della consistenza numerica, sì. va bene? Eh, io ho vissuto tutte le fasi. Eh. Eh, ci sono del, delle immagini che, in qualche modo, mi hanno ritratto a Genova mentre distribuivo <ride> volantini. Genova è stata bellissima perché ha consentito a noi di spogliarci di quello che è il ruolo istituzionale, di tornare ad essere mm. cittadini fra i cittadini. E Genova è stata bellissima perché indipendentemente dai numeri, è stato finalmente... Quante un... persone c'erano secondo lei? Noi avevamo fatto un calcolo, perché nel prendere la piazza più o meno si era fatto un calcolo, riempire tutta la piazza ci volevano 300.000 persone. Un terzo della piazza era sicuramente pieno, ma vi era oltre l'arco che si appare sulle immagini, vi erano i tendoni dei parlamentari e dei gruppi locali, che erano altrettanto pieni, non si vedono nelle immagini. Ma i numeri sinceramente mm. mi importano poco, io posso portare un'esperienza personale che è quella di vedere Beppe Grillo assaltato, assaltato come sempre da tutti i cittadini che lo abbracciano. Lo vogliono comunque, lo desiderano in qualche modo, oramai sembra una star. La cosa anomala è stata l'assalto, la bellezza, l'abbraccio, l'affetto. Io mi arrivavano persone manco conoscevo mi abbracciavano e mi baciavano, eh, dei cittadini c'è cioè, questo assalto nei confronti anche dei portavoce rispetto al movimento. Il movimento ha fatto un passo, ha dato una speranza anche per il futuro, cioè in qualche modo il movimento adesso ha sicuramente Beppe Grillo come garante, fondante, come faro, ma ci sono delle persone che in qualche modo adesso hanno fatto un passo in più e hanno fatto crescere il livello del movimento, ma non avevamo bisogno di Genova in questo senso, Genova è stata la conferma. La conferma è in tutte le piazze dove ormai andiamo. Io domani sarò a Cesena. Ormai dove andiamo? Prima ci andavamo e c'erano 10 persone, adesso ci andiamo e ci sono 1000, 2000, 3.000 persone. Perché adesso anche i portavoce cominciano in qualche modo ad avere la credibilità di persone con, perlomeno con le quali rapportarsi. Certamente noi non abbiamo le caratteristiche, il carisma, la capacità e la credibilità di Beppe Grillo, però in qualche modo stiamo cominciando anche noi ad essere dei referenti rispetto ai esatto, rispetto ai cittadini. Questo è stato il passo nuovo che in qualche modo, secondo me, può dettare il futuro del movimento, soprattutto rispetto a quell'abbraccio, a quell'affetto che ci siamo visti e che ci ha in qualche modo rinfrancato dopo nove mesi di palazzo. Eh, se si tornasse al, al Mattarellum, quindi con i collegi uninominali, presumibilmente verrebbero ripristinati i vecchi collegi, anche se poi diciamo, qualche modifica potrebbe esserci. Ma eh, quindi il, alla Camera dei Deputati il collegio Barletta Canosa, eh, Andrea Minervino Spinazzola, per fare eh, giusto degli, degli esempi, Nicolato Ruvo. E così via. Diventa dura? Ma non, è, non è quello il problema. Innanzitutto personalmente non sono nemmeno semicandido, eventualmente, se ci andiamo alle elezioni. Devo deciderlo prima di tutto con la mia compagna, che è probabilmente la vera vittima sacrificale di questa esperienza politica. Eh, ma ehm, probabilmente sarebbe una decisione da prendere col gruppo, con gli attivisti locali e non, capire realmente qual è il futuro. Ma il problema che mi spaventa non sono certamente le preferenze. Io credo che i cittadini possano decidere: No, io in questo caso sarebbe uninominale. Sì, no, no, Se dico i diciamo. cittadini a quel punto sanno che da un determinato collegio verrà fuori solo un loro rappresentante. Io mi auguro che possano votare comunque il migliore, indipendente da, indipendentemente dal Movimento 5 Stelle, una persona che li rappresenti e una persona che possa a quel punto avere il contatto diretto con la cittadinanza. Alla fine personalmente. Eh, spero che anche su di me, in questo momento, indipendentemente dal voto, i cittadini stiano facendo il fiato sul collo. Possono andare magari su Open Parlamento a vedere concretamente quello che sto facendo, le mie presenze, tutto quello che sto presentando. Che di votazioni c'ha? Ma ultimamente si sono un po' abbassate e non mm. ho controllato perché tra i cinque giorni di sospensione per il tetto ah. <ride> determinarono un crollo verticale delle votazioni. È uh, comunque uh, oltre il 70%, ma credo, di sì, credo di sì, perché poi da delegato d'aula sono presente, <ride> sempre presenti in aula. Ma il, le piacerebbe il doppio turno? Personalmente, no. Personalmente, no. Però eh, nella nostra proposta di legge elettorale non c'è. Ma la nostra proposta eh, di le... però, diciamo, se andassimo a convenienza, no. forse al Movimento 5 Stelle se non i non partiti, se partiti fossero furbi approverebbero domani la nostra proposta di legge elettorale perché. Secondo quelle che sono le idee più o meno comuni, distruggerebbero completamente il movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto una proposta di legge elettorale che va contro le nostre convenienze, ma ritorna più sulla preferenza e sul rapporto diretto tra i cittadini e gli eletti. Um, io dico soltanto una cosa, la nostra proposta di legge è comunque anche sul sistema operativo, adesso abbiamo la piattaforma quindi i cittadini propongono gli emendamenti e ad esempio il nostro responsabile di Commissione Affari Costituzionali, Toninelli, li sta valutando tutti quanti e cercando con il legislativo di scremarli per presentarli come emendamenti dei cittadini, come avevamo promesso. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo presentato la nostra proposta, poi se i cittadini sulla piattaforma decideranno di modificarla a doppio turno, o in qualunque altro modo, Il Movimento 5 Stelle farà semplicemente da portavoce, prenderà quella proposta e la correggerà in quel modo. Va bene, ci fermiamo qui e magari ci aggiorniamo quando sarà passata la bufera. Assolutamente sì, no? ma la bufera non ci fa paura in questo no. momento a dir la verità. Grazie onorevole eh, D'Ambrosio per essere. Almeno capito. in chiusura mi faccia dire Grazie. cittadino. Eh. <ride> per essere intervenuta nella nostra trasmissione. Eh, ma io sono eh, diceva Natta Alessandro Natta si autodefiniva eh, illuminista eh, comunista e eh, giacobino va bene io almeno giacobino mi sento quindi sotto questo aspetto la parola cittadino lo lascio legato però alla rivoluzione francese grazie eh, per essere intervenuta a questa trasmissione, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesa attenzione a risentirci.